Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di book marketing. Oggi parleremo di content marketing per aspiranti scrittori e neoscrittori nel mondo dell'editoria del XXI secolo. Se vi siete già fruiti un po' di podcast tematici della playlist Introduzione gratuita alla scrittura creativa, che trovate linkata in descrizione di questo file, ecco, dovreste aver già capito che normalmente uno scrittore neofita non è a mercato. Quindi, prima di pensare a pubblicare qualcosa nel dominio del copyright, è bene che investiate molto nel content marketing. Sarete a tutti gli effetti degli autori di voi stessi. Opererete nel segmento del self-publishing, scriverete racconti vostri oppure tradurrete in italiano i racconti che vi piacciono di più e che avete trovato nelle pulp mags. Poi li andrete a condividere in modo gratuito in internet, avendovi ovviamente posto la corretta licenza di copyleft che più vi soddisfa. Farete probabilmente prima o poi anche vari podcast per generalizzare cose di quello che avrete imparato scrivendo post anche in un blog. I blog non sono morti, sono super media, ossia emulano sia il format digitale del magazine quanto fondono radio e canali TV tematici con i servizi di streaming. Sono quindi piattaforme equivalenti a dei, diciamo, tra i website e portano, diciamo, un sacco di traffico in relazione alle risorse che andrete a condividere. Il content marketing sarà il primo livello di una strategia di funnel marketing. Diffondendo contenuti in Creative Commons vi farete conoscere, informerete gli eventuali followers dei vostri gusti e con i contenuti che andrete a diffondere gli utenti si autoprofileranno da soli, perché i contenuti che avete scritto con il tempo calamiteranno persone che saranno probabilmente interessate ai temi che scrivete. È logico supporre che con il tempo la qualità dei vostri contenuti cresca di livello, perché errare è umano, chi non fa non sbaglia, ma certamente il fare migliora l'arte del saper fare. Un domani più o meno lontano, oppure vicino, se e quando proverete la dimensione del copyright, è possibile che una parte dei vostri lettori taciturni potrebbero anche decidere di comprare qualcosa del vostro testo, oppure no. Quali sono i social network da presidiare? Sicuramente dovete parcheggiare i vostri testi presso molte delle piattaforme di condivisione di PDF. Questo ormai penso di averlo già detto: Scribd, Issue, Jumang, Calameo e molte altre ancora. Qualche comunità di forum di lettura e qualche social network di lettura dove potete parcheggiare la intro oppure il primo capitolo dei vostri racconti, oltre al vostro blog e ovviamente al vostro sito. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e chi ne ha più ne metta. Questi social network vanno presidiati, senza spammare tutti i vostri contenuti su tutti i social network? Secondo me no. Se scrivete in italiano, il segmento di popolazione che legge in italiano nel mondo è molto piccolo. La fetta di popolazione che conosce l'italiano, che è anche una lingua difficile con una grammatica molto complessa, quindi il popolo, quindi il segmento di stranieri che leggono in italiano quanto di italiani che sanno l'italiano e che leggono, è una fetta molto piccola. La fetta di popolazione che conosce l'italiano, che legge in italiano e che seleziona anche opere di fantascienza è una porzione ancora più piccola. Quindi la risposta, la mia opinione, è che non vale la pena di stare a spammare tutti i contenuti online su tutti i social network. I lettori forti non li contatterete, perché i lettori forti comprano per lo più cartaceo ed ignorano la fantascienza.
un'altra piccola fetta di lettori forti compra da Amazon oppure da Kindle, quindi questi utenti non bazzicano Instagram, non bazzicano TikTok, non bazzicano Facebook e non bazzicano nemmeno YouTube, proprio perché gli utenti che leggono passano il loro tempo libero a leggere e non stanno su social network a vedere video oppure a chattare. Quale social network è preferibile presidiare? Social network non sono enti no profit, profilano gli utenti e rifilano links agli utenti e risorse sulla base dei gusti degli utenti, quindi dovrete pagare i social network per fare campagne di ads o per essere in testa alle SERP. Dovrete finanziare i social network per avere visibilità. La SEO non sarà sufficiente perché il numero degli iscritti ai social network è così alto che per stare in SERP ed avere traffico un utente deve pagare i social network, altrimenti si è piazzati in fondo alla SERP oppure ci si deve accontentare di stare gratuitamente su delle correlate. Ha senso pagare i social network per avere visibilità e proporre testi da leggere? La gente che legge non frequenta i social network. Chi sta sui social network in genere non legge. Gli utenti dei social network in larga misura hanno rimosso da tempo il consumo di lettura dei libri. Molto raro trovare lettori forti sui social network, dato che i social network sono pensati per far trascorrere il massimo numero di ore dentro ai contenitori dei social network, evitando che gli utenti facciano altro oppure vadano in internet altrove. Quindi ha davvero senso presidiare i social network per un neo autore? A mio avviso vale la pena presidiare solo YouTube, è il social network più densamente frequentato, è il social network dove c'è la più grande fetta di persone che parlano italiano, è l'insieme quindi più ampio e più denso in internet dove si accatastano persone che parlano italiano che hanno tanti interessi diversi. Non c'è da aspettarsi che gli utenti di YouTube, solitamente giovani, superficiali, con difficoltà cronica a mantenere l'attenzione, ecco, finiscono sul vostro canale con l'intenzione di leggere, dato che l'utente medio di YouTube usa YouTube per divertimento, guardare gameplay, guardare video, divertirsi, ascoltare podcast, ridere, guardare film e quant'altro. YouTube però è un super media con un numero enorme di utenti italiani. La SEO, anche se non risolve, però aiuta a trovare un'utenza polverizzata che ha interessi simili. I contenuti che metterete online nel vostro canale saranno prima o poi un magnete che attrarranno con il tempo persone che avranno interessi simili. Il primo passo del funnel marketing, dove i contenuti in copyleft tramite la leva del content marketing sono appunto la leva per un potenziale autore per iniziare a diffondersi. Il copyleft ha il free download che permette la libera circolazione dei testi. Alla lunga forse qualcuno scaricherà e leggerà anche i vostri PDF. Le politiche di marketing in YouTube, come comprare like, comprare utenti, comprare traffico, comprare posizioni in SERP, ha senso per un neo autore? Secondo me no, perché in YouTube non troverete utenti che leggono, i lettori forti stanno su Amazon e Kindle oppure vanno in libreria. YouTube è la televisione tematica del mondo, l'utenza rimarrà sempre polverizzata, al massimo l'utenza sarà segmentata se il vostro canale prenderà ad avere un numero alto di iscritti con 4 cifre. Ecco, per fare un confronto basta infatti andare a vedere i pochissimi iscritti che ha il canale YouTube di Mondadori rispetto, diciamo, ad altri canali che invece sono di persone private che parlano di editoria. C'è però un enorme potenziale mercato fatto da gente che non legge. Non legge perché ha rimosso il consumo di libri di carta, ma questo enorme mercato bloccato non è composto da persone analfabete, quindi teoricamente queste persone potrebbero anche tornare a leggere in modo sporadico qualcosa. Sicuramente non nella forma di un libro di carta, dato che tale mercato è bloccato, e se avesse voluto, questo mercato che è bloccato avrebbe già da tempo comprato una marea di titoli che sono offerti dal mercato italiano
ossia dalla bolla editoriale italiana che ha prodotto in questi anni un numero smisurato di titoli di libri. Il fatto che esista un mercato enorme bloccato, ecco, non vuol dire che questo mercato non possa temporaneamente sbloccarsi. Come si potrebbe sbloccare tale mercato? Non lo so, però probabilmente con libri diversi rispetto ai libri di carta, con un genere ed un format diversi da quanto si stampa nella dimensione della carta. Quanto è utile passare dal copyleft al copyright? Boh, diciamo che forse dipende dalla massa critica di lettori effettivi che avete contattato nel tempo e se e quanto siete riusciti a fidelizzare il mercato tramite la strategia di lungo periodo di content marketing che avete sviluppato nel tempo. Nella dimensione del copyleft non serve una partita IVA, non essendo il PDF condiviso un bene economico. Ma nella dimensione del copyright, per un neoautore, serve una partita IVA? L'autore non paga mai per la pubblicazione del suo testo. L'editoria a pagamento è un servizio di stampa che trovate in ogni copisteria o stamperia. È però purtroppo anche questo self-publishing che però ha più attinenze, a mio avviso, all'ego che all'editoria. Se sottoscriverete un contratto con un editore, ecco, non vi servirà la partita IVA. Il diritto d'autore sarà liquidato dall'editore all'autore, che fa anche da sostituto d'imposta l'editore. I ricavi incassati rientrano nella classe di redditi occasionali nel 730. Se però decidete di puntare al self-publishing bypassando gli editori usando Amazon, allora vi servirà una partita IVA. Purtroppo il regime fiscale italiano è concepito, a mio avviso, espressamente per vessare le famiglie, vessare le imprese, con adempimenti ed aliquote di imposta esose, perché l'obiettivo primario dello Stato italiano è bloccare l'iniziativa di impresa. È vitale per lo Stato italiano estirpare la possibilità che emergano innovazioni di prodotto o di processo con start-up, perché, diciamo, si vuole mantenere lo status quo. La legge sull'editoria, dell'esempio che ebbe a impattare con il digitale terrestre, ne è a mio avviso un esempio illuminante. Il link lo trovate in descrizione se vi interessa. L'editoria oggi è da tempo alla canna del gas perché gli italiani non leggono libri e non leggono giornali. Il mercato ristagna dove domina un solo grande competitor, la Mondadori. In editoria persiste il modello di business obsoleto di produzione a magazzino, dove prima si stampa e poi si vendono i libri. Una follia imprenditoriale, dove però il just in time sta incominciando a permeare con il nuovo player Amazon, che con una produzione di piccoli lotti sta incominciando a inoculare anche nei piccoli editori l'idea che i libri prima si vendano e poi si stampano. Ecco, se non l'avete letto, se non l'avete fatto, ecco, vi consiglio di visionare il podcast Storia breve delle abitudini di lettura nel mercato dell'editoria, il link lo trovate in descrizione di questo file. Quanto tempo si deve sostenere la strategia del content marketing per un neoautore? Dunque, tenete presente la curva di Seneca che dice che la salita è lenta ma la caduta è sempre molto più rapida. Il mondo sta cambiando. Non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Da questa banalità scientifica si creeranno impatti veramente pesanti nella penisola italiana sotto il peso di sovrappopolazione e danni da climate change. Vi consiglio, se non l'avete fatto, di fruire il podcast Bookend Scenarios, il futuro del mercato dell'editoria. Il link lo trovate in descrizione di questo file. In attesa che la curva di Seneca produca i suoi effetti, ecco, in Italia l'apertura e il mantenimento delle partite IVA, il regime IVA e la sua liquidazione, i contributi previdenziali da pagare, sono tutti costi che hanno una base fissa e poi salgono proporzionalmente con il fatturato sviluppato. La presenza online 24 ore su 24 di uno o più libri che potete mettere in vendita permette al fisco di considerare la vostra attività di vendita online come organizzata e professionale, dato che un libro è un bene fungibile. Un libro può essere stampato rapidamente replicandolo in modo infinito. Quindi l'attività di vendita dei vostri libri, ad esempio su Amazon, non è comparabile con l'attività di vendita
di un singolo, diciamo, paio di scarpe o di un cappotto o di due canne da pesca collocate in un portale del mercatino dell'usato, che è comunque online. Questo perché il bene offerto che avete posto su Amazon in vendita 24 ore su 24, il libro è un bene fungibile, mentre il cappotto, le due canne da pesca e il paio di scarpe che avete posto a vendita sul website, anch'esso 24 ore su 24 online, ecco, non sono beni fungibili, ma sono beni unici, quindi un'attività occasionale che non è di tipo professionale. Questa puntatona cervellotica è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.